Per gli appassionati di radioascolto SVL è arrivato proprio oggi lo Uniden UBC125XLT. Ciao a tutti e bentornati. Lo Uniden UBC125XLT è uno scanner multibanda con possibilità di memorizzare fino a 500 canali. Lavora su bande, quindi fa dalla 25 alla 88 MHz, 108-174 MHz, 225-512 MHz e 806-960 MHz. Vediamo un po' le features, le caratteristiche. 500 canali memorizzabili, possibilità di ricevere automaticamente una stazione vicina. Qua c'è la gamma di frequenze che abbiamo vista prima. Alpha tagging, la possibilità di dare un nome alla frequenza che andiamo a memorizzare. PC programming per quanto riguarda la programmazione del ricevitore tramite computer. Poi abbiamo un service search, ci indica una ricerca di attività più comuni sulle varie bande. Backlight display, il display è retroilluminato color ambra o arancione, tra l'altro è un bel display molto visibile. Priority scan va a scannerizzare le memorie alle quali diamo una priorità. Qui vediamo per nome le varie bande che va a coprire: banda aerea, military aircraft, banda marina, la CB, 10 metri, radioamatoriali, PMR446, professional mobile radio, personal mobile radio, sport communication, event communication, church, moschee radios, addirittura and more. Quindi bando alle ciance, adesso un po' indietro lo zoom e andiamo ad aprirlo. Allora, cosa abbiamo? In primis ho uno del manuals, il manuale del proprietario. Ok, certo, adesso poi andremo a leggerlo. Cartoncino di separazione. Allora, batterie. Una cosa che ho notato subito quando ho letto le specifiche di questo apparecchio e che non mi è piaciuta molto è l'utilizzo delle batterie stilo. Secondo me è un po' una pecca. Questo scanner non ha una batteria ricaricabile al litio. Utilizza invece queste AA, loro ce le danno nella confezione ricaricabili da 2300 mAh, sono a NiMH da 1,2 volte. Poi abbiamo il gommino, molto morbido, mi sembra anche di costruzione come materiali ben fatto e di buon materiale con l'attacco BNC. Questo è l'adattatore da collegare sull'alimentatore per le nostre prese di rete italiane. Questo invece è per inglesi e americani, credo. Lascio nel sacchetto, a noi non serve. Cavetto dati USB, questo per quanto riguarda la ricarica e la connessione dati al PC. Abbiamo il laccetto
sembra molto utile. Presumo qui ci sia l'alimentatore. Alimentatore con porta USB, quindi 5 volt, come ci viene indicato qua sull'output, 5 volt, 1 ampere. Quindi dimonto già il suo adattatore, che è molto semplice. Ci sono due scanalature qua, si infilano qua all'interno, si spinge e si blocca. Per togliere bisogna pigiare push, tirare verso l'alto, così. È un po' duro, però comunque si sblocca. E il dulcis in fondo, il ricevitore. Allora io tolgo subito la pellicola qua. Così lo vediamo bene. A primo tatto, diciamo, come materiale non è eccelso, però comunque non è neanche di scarsa qualità. Qui abbiamo la clip per la cintura, l'attacco per il laccetto, il tastierino, l'altoparlante, il bel display. Sopra abbiamo il connettore antenna gommino o antenna esterna, volendo. L'antenna è molto semplice da collegare. Si inserisce, si fa giù ruotare la ghiera e si blocca. Sempre sopra la presa cuffie e il selettore. Selettore rotativo per le varie funzioni, con anche la funzione, penso, di conferma. Pigiandolo fa uno scatto. Qui sul fianco charge remote, il suo attacco per collegarlo al cavo USB, che poi va all'alimentatore per la ricarica oppure al computer per la programmazione. Qua dietro vanno batterie. All'interno troviamo subito un interruttore per selezionare il tipo di batterie che andiamo ad inserire, se batterie ricaricabili oppure batterie normali alcaline. Quindi adesso lo lasciamo su MMH, mettiamo le batterie come indicato qua dal disegnino. Chiudiamo. Si accettano scommesse, secondo voi sono cariche? Vediamo la tasta accensione. Allora, innanzitutto accendiamo la luce con il tasto di accensione. C'è disegnata una lucina, una lampadina in rosso. Accendiamo il display. Adesso non abbiamo memorizzato niente, tutti i banchi, tutte le memorie sono vuote. Per poter memorizzare una prima frequenza, premiamo il tasto search e lui va in scansione. Premiamo hold, inseriamo con il tastierino la frequenza che vogliamo memorizzare oppure la cerchiamo con il selettore rotativo. Quindi adesso la vado a scrivere. Per confermarla, tasto hold, e siamo sulla 128.35, 128.35 MHz. Per salvarla,
Per salvarla in una memoria, premiamo il tasto PGME, ci viene la scritta Save, la frequenza, CH001 canale, che noi andiamo a cambiare con il selettore. Quindi mettiamo di volerla salvare sul canale 1, che fa riferimento al banco 1. Premiamo PGME per confermare e ci esce quest'altro menu. Menu di memorizzazione del canale. Prima voce, Enter Frequency. Possiamo selezionarla premendo il tasto E oppure pigiando il selettore rotativo. Qui ci permette di inserire manualmente noi una frequenza. In questo caso è già selezionata qui, però possiamo andare a scriverla noi manualmente con il tastierino e confermiamo premendo E. Edit tag. Entriamo sempre con la E o premendo il selettore rotativo. Qui possiamo dare un nome al canale memorizzato. In questo caso ho selezionato Lima India Mike Charlie 35 Lima, che è la torre di Milano. Possiamo far scorrere i caratteri alfanumerici ruotando il selettore rotativo e ci spostiamo avanti e indietro con le frecce, quindi il tasto 6 e il tasto 4, e ripetiamo l'operazione su ogni casella. Per confermare E o premendo il selettore rotativo. Set CTCSS barra DCS. Entriamo nel menu sempre con la E o con il selettore. Selezionando Off, quando è in scansione, si ferma sempre quando trova un segnale. CTCSS. Prendiamo il selettore OE e ci permette di selezionare un tono. Selezionando un tono, quando è in scansione, si ferma ed apre lo squelch solamente quando trova questo tono. Se c'è un segnale e non questo tono, lo squelch rimane chiuso e la scansione non si ferma. DCS è la stessa cosa, solo che la fa con i codici. Quando trova questo codice, la scansione si ferma e apre lo squelch. Se il tono è diverso, prosegue la scansione. CTCSS barra DCS Search. Se noi andiamo a premere il tasto E o il selettore rotativo, attiviamo questa funzione, lo scanner andrà in ricerca, si fermerà quando troverà una qualsiasi portante, un qualsiasi segnale e ci visualizzerà qualsiasi tono e qualsiasi codice. No tone, praticamente la scansione si ferma solamente se non c'è presente un tono o un codice. Se c'è presente un codice e un tono, continua la scansione senza fermarsi e senza aprire lo squelch. Back per tornare al menu precedente. Scansione delle memorie o canali. Per avviare la scansione dei canali premiamo il tasto Scan e lo scanner inizia a scannerizzare tutti i banchi di memoria. Se vogliamo che qualche banco di memoria non venga scannerizzato, premiamo il tasto corrispondente. I banchi di memoria sono visualizzati qua, da 0 fino a 9. Premendo il tasto corrispondente disattiviamo i banchi che non vogliamo vengano scannerizzati. Se vogliamo fermarci su una frequenza specifica, premiamo il tasto Hold e la scansione si ferma indicandoci canale e frequenza. In modalità Scan Hold, se vogliamo spostarci direttamente su un determinato canale memorizzato, non facciamo altro che con il tastierino numerico scrivere il numero del canale. Mettiamo di volere il canale 51
lo scriviamo e premiamo il tasto Hold e ci va direttamente sul canale 51. Scansione frequenza. Se vogliamo scannerizzare direttamente le bande di frequenza, premiamo il tasto Search. Lo scanner inizia a scannerizzare tutte le bande di frequenza complete. Anche qui allo stesso modo, se vogliamo bypassare dei banchi che non ci interessano, possiamo premere il corrispondente numero sul tastierino numerico. Ad esempio possiamo disabilitare il 5 o l'8 e scompaiono qua. Una volta che lo scanner trova un segnale, si ferma fino a che il segnale non scompare. Se vogliamo mantenere la frequenza o fermarci su una frequenza, come in questo caso mentre sta scannerizzando, premiamo il tasto Hold. Possiamo inserire anche direttamente una frequenza. Con il tastierino numerico e premere Hold. Scansione dei servizi. Per scansionare i servizi, che è sempre il tasto Search, però bisogna premere prima il tasto Function e quindi leggiamo qui sul tasto in rosso SVC Service, quindi Function SVC, e lo scanner va in scansione sui canali preimpostati e le toni e i codici preimpostati. Funzione Lockout viene inserita premendo questo tasto L/O. Serve se abbiamo un canale che durante la scansione non vogliamo venga scansionato. Quindi ad esempio io mi sono posizionato sul canale 6, premo L/O e mi esce Temporary LO, Temporary Lockout, vuol dire che temporaneamente il canale non viene scansionato durante la scansione. Se abbiamo messo in lockout diversi canali, possiamo sbloccarli tutti tenendo premuto lo stesso tasto lockout. Andiamo in hold, teniamo premuto il tasto. Ci chiede confermare lo sblocco di tutti i canali, premiamo la E e tutti i canali vengono sbloccati. Con lo stesso tasto, preceduto dal tasto funzione, function, premiamo e blocchiamo il tastierino, quindi qualsiasi tasto noi andiamo a premere ci dice che la tastiera è bloccata. Per sbloccarla, function e tasto LO. Close call mode. Il close call non è altro che la scansione di segnali molto forti che sono vicini a noi. Per attivare la funzione, function, hold, entriamo nel menu, prima voce, close call mode, premiamo il selettore rotativo, entriamo in un sottomenu, close call off, vuol dire che il close call è spento. Close call DND, do not disturb. Attivando questa modalità, la funzione close call è attiva, però non ci disturba se stiamo ascoltando un'altra frequenza o se lo scanner è già in scansione, ma ci avvisa che ha trovato una trasmissione molto vicina. Close call priority. Selezionando questa voce, quando viene ricevuto un segnale molto forte, dà la priorità a questo segnale e ci sintonizza subito sulla frequenza. Close call only. Selezionando questo menu, lo scanner rimane sempre nella modalità close call, quindi non ci permette di fare altro, rimane sempre in scansione per segnali molto forti nelle vicinanze. Ultima voce back e torniamo indietro. Se noi selezioniamo una di queste voci, la funzione si attiva con la modalità che noi abbiamo scelto. Se selezioniamo Close Call Off, premiamo il selettore, la funzione si disattiva.
Close call bands. Entriamo premendo il selettore rotativo e qui ci vengono mostrate tutte le bande impostate nello scanner. Selezionandole una ad una con il selettore rotativo e premendolo ci dà la possibilità di attivare o disattivare la banda. Close call alert. Entriamo nel menu. Ci avvisa della presenza di un forte segnale nelle vicinanze con un beep o accendendo la luce. Back, torniamo indietro. Scan hits. Entriamo nel menu. Scan hits off e scan hits on. Se selezioniamo on, lo scanner memorizza le ultime frequenze vicine che ha trovato in 10 memorie prestabilite. Set delay. Selezioniamo quanto tempo rimane lo scanner fermo sulla frequenza dopo che viene perso il segnale. Quindi una volta perso il segnale e chiuso lo squelch, in questo caso rimane per 4 secondi, poi continua la scansione. CTCSS barra DCS Search. Attiviamo o disattiviamo la ricerca tramite toni o codici. Set modulation. Qui per ogni banda ci permette di selezionare quale modulazione vogliamo e venga scansionata. Ad esempio, banda 400-440, premiamo il selettore, possiamo selezionare AM o FM. Back, torniamo indietro. Set step. Anche qui per ogni banda di frequenza possiamo selezionare uno step, un passo di frequenza che poi lo scanner va ad utilizzare quando scansiona. Back, torniamo al menu precedente. Review lookouts. Entriamo in questo sottomenu dove possiamo vedere le frequenze che abbiamo messo in lookout. In questo caso ci dice che non c'è niente. Unlock all, quindi per sbloccare tutte le frequenze nel caso ce ne sia qualcuna bloccata. In questo caso ci dice che non ce n'è. Back, torniamo indietro. Exit per tornare alla schermata principale. Per regolare il volume e lo squelch. Per regolare il volume bisogna premere il selettore rotativo verso il basso. Ci esce l'indicatore volume, che adesso è a livello 6, e da notare che ci esce qua sopra anche il voltaggio della batteria. Adesso è sparito, lo ripremiamo. 2,39. Abbassiamo un po' il volume e confermiamo ripremendo il selettore rotativo. Da notare che l'indicatore della batteria non c'è. Ci indica solamente quando la batteria è scarica con un'icona che dovrebbe uscire in questa zona di una batteria scarica. Se vogliamo vedere a che livello è la batteria, dobbiamo premere selettore rotativo e ci viene qua sopra 2,39. Regolare lo squelch, dobbiamo premere il tasto Function, quello arancione, e premere il selettore rotativo. Ci esce l'indicatore squelch che è a 2 e lo possiamo regolare fino a 15, da 0 a 15. Confermiamo ripremendo il selettore. Per quanto riguarda la connessione con un computer, abbiamo qui sul fianco uno sportellino dove c'è un attacco USB. Quindi utilizzando un cavo USB, collegando lo scanner a un computer, tramite un software possiamo gestire completamente lo scanner. Di questi programmi per poter collegare lo scanner al computer,
ne ho trovati due. Uno è quello che viene riportato nel manuale dello scanner, che però è in modalità demo per 30 giorni. L'altro si chiama Scan 125, Scan 125, ed è un programma gratuito che trovate scaricabile gratuitamente dal link che vi lascio in descrizione. Allora, vi faccio vedere i due modi di reset. Diciamo un reset per resettare le preferenze e un reset per cancellare anche le memorie. Il reset per cancellare le preferenze bisogna premere quattro tasti insieme, hold, 3, 9 e tasto di accensione. E c'è la scritta Loading Test Data. Una volta che ha finito, ci ritroviamo con la scansione attiva e le preferenze resettate. Quindi i volumi, lo squelch, l'illuminazione, tutto quanto. Poi c'è il reset completo delle memorie. Bisogna premere quattro tasti, hold, 2, 9 e accensione. All memory clear, please wait. E abbiamo cancellato tutte le memorie che avevamo impostato.